da indicazioni. Guastella, pallone messo fuori, attenzione a Nobile che tocca, ancora Nobile, mette in moto Spina, palla messa in centro e poi è stato Carbonaro nel tentativo di battere che non è riuscito. Bella l'azione dell'Acragas comunque nel punto esatto dove è stato commesso il fallo. La palla messa dentro e poi c'è la rete che viene annullata perché l'arbitro aveva affischiato in anticipo. C'è stato forse la squadra biancazzurra dentro l'area di rigore. Quattro uomini in barriera per l'Alcamo. Cutaia, Guastella, la battuta e la rete. La rete di Guastella. 2-1. Guastella alimenta la speranza. Calcio di punizione magistralmente battuto da Guastella. Siamo al 21esimo e l'Acragas accorcia le distanze. 2-1. Gallo, ma il pallone arriva dalle parti di Durantini. 2 minuti al termine. Alcamo 2, Acragas 1. L'Alcamo allontana la palla con ancora una ammonizione, cartellino rosso per Infantino, ha commesso fallo sul numero 15 Candido, quindi adesso l'Acragas praticamente ha effettuato tutte le sostituzioni e vediamo chi va in porta. Incredibile allo stadio Esseneto. Infantino ha tardato l'uscita e quindi ha commesso il fallo e adesso l'Alcamo può sfruttare questa opportunità. Calcio di rigore per l'Alcamo, espulsione per la squadra biancazzurra e chiude la partita l'Alcamo in scioltezza perché il 3-1 se Vabres realizza il calcio di rigore. No, scusate, non lo tira Vabres. Jovino a calciare, mette in cassaforte 3 punti. Vediamo cosa riesce a fare. 3-1. E proprio in questo istante finisce la gara. L'Alcamo batte l'Acragas 3-1. Doppietta di Vabres, rete di Jovino sul calcio di rigore per l'Acragas. Non è bastato il gol di Guastella. E dispiace davvero commentare questa prima sconfitta in casa della squadra biancazzurra. La prima stagionale, l'Acragas perde l'imbattibilità dopo 9 turni ad opera di un Alcamo cinico, un Alcamo che ha dimostrato. Qua presso 2 gol all'inizio praticamente hanno spiegato la strada all'Alcamo che ha rialzato la testa praticamente contro la grande del campionato. Sì, non è facile per nessuno partire con un handicap di 0-2 i primi 10 minuti, specialmente poi quando la squadra avversaria si chiude e tutti vanno dietro la linea della palla, diventa dura per qualsiasi squadra. Secondo me comunque l'Acragas non esce ridimensionata assolutamente da questa partita perché ha grandi giocatori ed è una delle squadre che ovviamente lotterà fino alla fine per vincere il campionato. L'Alcamo però ha avuto maggiori idee rispetto all'Acragas, almeno dal punto di vista tattico abbiamo visto una squadra tatticamente formata d'elastico con voi attaccanti che spesso siete tornati indietro per dare manforte ai centrocampisti. Sì, più che idee tattiche io ho visto una grande motivazione invece da parte di tutti. Essere a 5 punti dopo 8 giornate dalla prima in classifica per una squadra come la nostra è stato un po' qualcosa che ci ha dato possibilmente qualche motivazione in più e probabilmente questa motivazione si è espressa negli ultimi, cioè nei primi
10 minuti di gara, dove secondo me si è decisa la partita. Possiamo parlare di partita della svolta per voi? Io non so, speriamo, io mi auguro che da ora in poi ci siamo incanalati in un binario giusto. Speriamo che, sicuramente questo è un segnale forte che noi abbiamo dato alla società, all'ambiente e ai tifosi, che ringrazio per aver fatto 400 km per venire a vederci. Dopo 9 giornate l'Acagas cade in casa, a violare l'SNE dopo una grande del campionato, l'Arcamo. C'è un po' di delusione oppure è una situazione che bene o male poteva anche starci? Ma la delusione c'è, quando si perde non si è mai contenti, è normale. Però non vorresti mai perdere, però può capitare, quindi abbiamo avuto dinanzi a noi una grande squadra, lo sapevamo. Li rispettavamo, li temevamo alla vigilia, purtroppo gli episodi ci hanno detto male, soprattutto abbiamo pagato a caro prezzo i primi 10 minuti di follia collettiva, siamo andati sotto 2-0 e poi recuperare è stata dura, però nel secondo tempo io ritengo che dalla mia ottica quantomeno l'Accamo non ha mai passato la metà campo, si è difesa bene, però tranne l'ultima azione che ha fatto il 3-1 io non ricordo parate di Infantino, quindi alla fine se avessimo pareggiato non ci sarebbe da scandalizzare, però ha vinto l'Accamo, allora l'Accamo che è una gran bella squadra. Bisogna rialzare la testa, domenica un derby delicato, quello di Cammarata. Tutte le partite sono delicate, certo a Cammarata sarà una partita dura, ma questo campionato è molto livellato verso l'alto. Poi quando si incontrano, quando le avversarie incontrano l'Acagas, giustamente cercano di fare anche la partita della vita per il blasone anche che ha la squadra, la società. Da martedì bisogna rimboccarsi le maniche e mettere alle spalle questa sconfitta che poteva accadere. Prima o poi eravamo l'unica squadra in battuta dell'eccellenza e purtroppo non lo siamo più, quindi ora siamo a pari merito con le Ribera, però fino a prova contraria stasera siamo sempre primi in massimo, quindi questi eccessivi allarmismi non mi sembrano condivisibili. Complimenti intanto per la bella prestazione fornita qui allo stadio Seneto, un Arcamo che è riuscito ad imbrigliare l'Acagas e soprattutto con l'1-2 iniziale. Sì, abbiamo preparato la partita benissimo, nella partita più importante siamo usciti fuori, fino adesso abbiamo stentato magari nei risultati, però comunque se vai a vedere abbiamo solo steccato la partita in casa con la Parma, che direi molto sfortunata perché meritavamo ampiamente la vittoria. La squadra oggi, io ho chiesto di fornire una grande prestazione perché questa è una squadra vera, costruita bene per vincere, ma sappiamo delle difficoltà che andiamo ad incontrare, soprattutto quando andiamo a giocare con uno squadrone come la Cagas, tanto quanto noi, una squadra blasonata. Abbiamo avuto un approccio importante, l'1-2 diciamo che è un po'... un po' ha chiuso la partita tra virgolette, e poi credo nel secondo tempo la cassa è venuta fuori, ci siamo difesi abbastanza bene, poi in qualche ripartenza l'abbiamo messa in difficoltà, però era ovvio che la cassa venisse fuori, però credo che la vittoria sia, credo, più che meritata. Ovviamente adesso con questa vittoria voi vi posizionate a ridosso delle prime posizioni, quindi è un Arcamo sicuramente in crescita non solo sotto l'aspetto del gioco ma soprattutto per quanto riguarda i contenuti in termini di Sì, sì, questa vittoria è stata importante, ho visto già i risultati, la classifica sopra è molto corta, ha vinto il Ribera, ha vinto il Mazzara, diciamo che è livellato là sopra, davanti veramente ci sono squadre all'altezza della situazione, perché l'anno scorso magari c'era l'Icata che ha fatto un campionato a 6, due torri, che ha cercato di essere la sua outsider, però credo che comunque quest'anno il campionato è molto più forte, non ci sono squadre scarse come l'anno scorso, se così si possono chiamare, c'erano squadre veramente di basso livello, quest'anno il campionato è molto livellato e anche le squadre che sono della bassa classifica, vedi Parma, vedi Monreale, vedi San Giovanni Gemini, hanno dei buoni organici, è un campionato molto livellato. Grazie. Montalbano, prima o poi doveva succedere? È successo però nella domenica più attesa contro l'altro? Prima o poi, ci devono essere delle sconfitte, è normale, nell'arco dell'anno ci può scappare qualche sconfitta,
magari è stata caricata troppo questa partita, è arrivata oggi una sconfitta che è amara per noi, è normale che perdere in casa non fa piacere. Purtroppo abbiamo avuto 1-2 terrificante, prima di questo 1-2 abbiamo avuto anche, siamo partiti abbastanza bene, poi su due palle inattive abbiamo subito gol, quindi poi la squadra si è messa tutta in salita, però diciamo che la squadra ha cercato di reagire, sempre giocato, abbiamo facciato le distanze, magari a volte un po' confusionario, però la squadra ci ha creduto, quindi su questo tutto profilo dell'impegno non niente da regolare a nessuno, perché siamo messi la vita, abbiamo corso, abbiamo sudato, quindi abbiamo sudato la maglia. Purtroppo gli episodi sono stati favorevoli, però c'è da dire che abbiamo vinto senza rubare nulla. Quindi una analisi molto, molto precisa la sua, un Alcamo che ha dimostrato però di essere molto pratica, concreta. Infatti io ieri ho detto sull'intervista, la squadra molto tecnica, la squadra che ti morde al punto giusto, che c'è giocatori esperti, esperienze, e così è stato oggi. Con la palla inattiva abbiamo sbagliato il fuorigioco e è stato fatale, quindi poi un'altra palla inattiva, un calcio rigore che ci può stare pure, poi magari se vogliamo recriminare sul fallo di Carbonaro, il primo tempo ci poteva stare, lui ha detto che c'era fallo su di lui, magari il primo tempo poteva andare sul blocco, poi qualche altra azione l'abbiamo fatta con Spina, con parate del portiere. L'idea poi ha giocato e si è impegnato, quindi su questo punto di vista non posso regolare nessuno, c'è da stare più tranquilli, che l'importante è che questa sconfitta non lascia dei segnali forti, quindi è importante che ci dimentichiamo tutto, siamo ancora primi, insieme magari c'è un'altra squadra, quindi non ci sono problemi, voglio dire, da domani si inizia a pensare, da martedì si inizia a pensare a Cammanata, che è una squadra che punta anche lei a vincere il campionato, quindi partite facili se ne stanno, ogni partita tutti vogliono giustamente punti, hanno bisogno di punti tutti quanti, quindi purtroppo c'è da male, ma bisogna voltare le pagine. Per uno strano gioco del campionato, insieme all'Agrasi c'è anche Ribera in testa. Ma sì, Ribera, io ho sempre detto che Ribera non so se è arrivato terzo in classifica. Quest'anno si è rinforzato prendendo 4-5 giocatori di categorie superiori, quindi una squadra che arriva terza in classifica si prende 4-5 giocatori, quindi è una squadra pretendente alla vittoria finale, quindi per me non è una sorpresa Ribera, quindi come sa Catandese, l'Alfano stesso, il Cammarata, siamo tutti là. Da chi ha 2-3 punti e pari punti, ancora diciamo tutto da giocare, quindi siamo alla nona giornata, meno male delle squadre che all'inizio puntavano a vincere il campionato sono tutti là, quindi tutto da giocare, l'importante siamo noi là, se eravamo a 6-7 punti fosse stato più, diciamo, peggio, quindi diciamo siamo ancora lì noi e quindi ci giochiamo le partite dopo partita senza problemi. Grazie.